ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande, calcando i palcoscenici di tutto il mondo. In onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, qui su Science Web Network in www.sciencewebnetwork.net. Puntata numero 29, in onda ogni giorno dal lunedì 6 agosto 2012 alla domenica 12 agosto 2012, per ben 4 volte al giorno, praticamente un appuntamento ogni 6 ore, con il primo appuntamento della giornata appena iniziata alla mezzanotte, cioè alle ore 00, per poi ritornare alle ore 6 del mattino e di nuovo ancora alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18, cioè alle 6, rigorosamente orari italiani, CET, set Central European Time, in Science Web Network, www.sciencewebradio.net. E sottofondo avete ascoltato e state ascoltando un gruppo spagnolo che si chiama Jags 77 con Ready to Rock dall'album Ministry of Noise. Bene cari amici, ben ritornati ancora una volta per un nuovo appuntamento qui con The Rock Band History ed il vostro caro Gianluca, che vi dà un calorosissimo benvenuto a tutti coloro che ci stanno in particolar modo ascoltando per la prima volta, e un ben ritrovati invece a coloro che già ci conoscono e ci stanno seguendo ormai da tempo. Grazie davvero di cuore per essere qui con noi, un caloroso il caldo di agosto, in cui vi ricordiamo che le nostre trasmissioni delle dirette web radiofoniche del lunedì sera con il sottoscritto Gianluca di Grande Mitico Science sono sospese, come anche le dirette web TV con Science ed il nostro riccio incazzato dei venerdì sera. Quindi riprenderemo tutta la programmazione al solito con le nostre dirette del nostro Science Web Network da settembre 2012 in poi, come appunto vi abbiamo annunciato e già sapete e avrete sicuramente sentito. Bene cari amici, riprendiamo con la storia dei Queen, di cui stiamo parlando in queste settimane. Prima però vi ricordo come al solito i nostri contatti, dove trovarci e come anche farci segnali di fumo, cenni di vita, a cui noi naturalmente aspiriamo, nel senso che aspirateci a dare le vostre, non so, le vostre idee, i vostri suggerimenti, dateci un feedback, cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook, in particolare ci trovate appunto con Science Web Radio, digitate Science Web Radio, dovreste trovarci come categoria di canale radio, anche lì è ascoltabile la radio cliccando nel link, nell'apposito link ascolta, listen, e anche lì ci potrete scrivere, poi naturalmente anche in diretta quando faremo le trasmissioni web radiofoniche. Inoltre seguiteci con Twitter, ci trovate con il nome chiocciola Science, tutto attaccato minuscolo, ed infine trovate le cose caricate dal nostro Science per quanto riguarda le varie trasmissioni, puntate, quanto va in diretta su Science Web Network, cioè su Science Web Radio e su Science Web TV tramite appunto YouTube, e ci trovate con il nome Science Radio, tutto minuscolo, attaccato. Bene cari amici, vi ricordo anche le nostre email, che sono info@science.com per chi volesse contattare Science Web Radio per qualsiasi motivo, per anche per venire ospiti delle nostre dirette del lunedì sera da settembre-ottobre in poi, e anche gianluca@science.com per chi volesse contattarmi direttamente. Vi ricordo che continua sempre la selezione e ricerca di band, rock band, e naturalmente non solo per ospiti in trasmissioni televisive, anche per contattarmi e per qualsiasi cosa. Vi aspetto numerosi, mi raccomando, ci conto. Stay on time with rock and roll. Ok. Bene, ed ora cari amici riprendiamo appunto con la storia dei Queen. Non vi faccio, come facevo nelle altre puntate
fino almeno a diverse puntate fa, un sunto delle puntate precedenti, anche perché sennò andremmo a perdere tanto tempo, e mi dispiace per coloro che hanno perso le puntate precedenti, ma naturalmente la mia dozzina di minuti a disposizione è davvero breve, anche perché come vedete mi dilungo e perdo in chiacchiere, già ne ho bruciati diversi. Allora riprendiamo, eravamo arrivati nella puntata precedente a parlare dei Queen, nel periodo che andava dal 75 al 76 in particolare, dove ci siamo fermati con A Day at the Races, che uscì il 10 dicembre del 1976 utilizzando di nuovo un titolo ispirato da un film dei fratelli Marx, e numerosi oltre ai riferimenti cinematografici sono anche gli elementi che lo avvicinano al precedente disco, con la quasi identica copertina e l'inserimento del dramma lirico e della canzonetta. Naturalmente abbiamo visto che i Queen in questo erano davvero eccezionali, e sono sempre presenti però naturalmente l'hard rock con Tie Your Mother Down e anche la pop ballad per piano di You Take My Breath Away, senza trovare però tuttavia nell'insieme delle tracce quell'ironia sensazionale di A Night at the Opera, che sopravvive solo in The Millionaire Waltz e Good Old Fashioned Lover Boy. Tra le particolarità vi è anche il disco, diciamo, che ha una canzone omaggio al pubblico nipponico, contenente due diciamo così versi in lingua nipponica, in Let Us Cry Crying Together. Bene, Somebody to Love rimane il brano più significativo di A Day at the Races, anche davvero conosciuto ed eccezionale, venendo considerata veramente una scalata melodica di una perfetta architettura gospel, con la voce di Freddie Mercury che sale letteralmente al cielo della musica pop rock, come appunto qualcuno definì, e trago questo punto da questa frase. E il singolo subì subito un vertiginoso aumento di vendite e salì ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. L'album, nonostante l'indubbia qualità e la piena maturità e naturalmente esecutiva e musicale da parte dei membri del gruppo, venne giudicato da molti inferiore al precedente album, ottenendo comunque un disco di platino negli Stati Uniti e con 1.500.000, quindi copie vendute, e due dischi di platino nel Regno Unito. Veniamo quindi al gennaio del 77, il 14 gennaio del 77, dopo la pubblicazione di un EP con Death on Two Legs, partirono per il A Day at the Races Tour, che confermò con numerosi tutto esaurito il successo della band anche negli Stati Uniti. E qui mi pare di ripercorrere un po' quello che abbiamo visto in particolare con i Led Zeppelin, che negli Stati Uniti, negli States, bruciarono un sacco di date e fecero veramente grandi successi, dopo anche veramente a seguire i Purple, Black Sabbath, tutti negli States ebbero, questi gruppi britannici, un grande seguito. E al termine della tournée cominciarono a lavorare al nuovo album, che registrarono in soli 2 mesi e mezzo. Nello stesso tempo Taylor pubblicò da solista un EP, I Wanna Testify. Il 7 ottobre del 1977 in quasi tutto il mondo venne pubblicato il singolo doppio lato A, We Are The Champions, We Will Rock You, e due inni da stadio veramente strepitosi, scritti rispettivamente da Mercury e May, quindi Freddie Mercury, sono questi veramente successi planetari, che rappresentarono un omaggio agli spettatori dell'ultimo tournée, piazzandosi al secondo posto sia nelle classifiche inglesi sia in quelle americane, con un totale di oltre 2 milioni di copie vendute e 27 settimane di permanenza in classifica, una presenza davvero importante. Il loro sesto album, News of the World, si contraddistingue per la sonorità più immediata e anche per sonorità ancora più grezze, attingendo maggiormente a quel rock e al blues che abbiamo scoperto e sappiamo da cui attingono tutti i gruppi, appunto dai Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple, e risultando uno dei prodotti musicali più riusciti da parte dei Queen. Lo stile pomposo e anche melodico della band è presente anche in questo lavoro, e diciamo con la ballata di Deacon, Spread Your Wings, e la sonata al piano All Dead, All Dead, e diciamo così un po' di pre-thrash metal in Sheer Heart Attack, e l'hard pop in It's Late. Veramente brani strepitosi che vi consiglio di ascoltare, almeno
personalmente piacciono e non solo, e l'11 novembre del 1977 ebbe inizio il News of the World Tour, che esordì a Portland, negli Stati Uniti, dove News of the World vinse ben 4 dischi di platino con 4 milioni e 600 mila copie vendute. Pensate un po' che razza di numeri che fecero anche i Queen. E naturalmente ampliò il repertorio delle canzoni per il gruppo per quanto riguarda i live, con ballate più dolci come Love of My Life, davvero eccezionale, di una dolcezza infinita, che divenne un cavallo di battaglia dei futuri spettacoli, con Freddie Mercury naturalmente sempre strepitoso alla voce, come interpretazione soprattutto davvero grandiosa. Dopo una pausa di circa 4 mesi ad inizio del 1978, Freddie Mercury e gli altri tornarono sugli spalti per la ripresa europea della tournée, ripartendo il 9 aprile del 1978 da Stoccolma in Svezia, al termine della serie di concerti conclusesi dopo, tra l'altro diciamo, mi stavo anche impaperando perché stiamo parlando di una città a me molto cara che adoro, a Londra, a maggio appunto di quell'anno del 78. E i lettori del Daily Mail lessero i Queen come il miglior gruppo rock. Il gruppo naturalmente poi si rimise subito al lavoro, trasferendosi per ragioni fiscali, come spesso avviene ed avvenne, lo sappiamo benissimo, ai Mountain Studios di Montreux in Svizzera, dove peraltro sono stato e vi garantisco Montreux, grandiosa, bellissima città, e agli Studio Super Beer di Barry Les Alpes. E qui una tappa del Tour de France ispirò a Freddie Mercury Bicycle Race, che venne pubblicata ad ottobre insieme a Fat Bottomed Girls, scritta da May. Il singolo, promosso poi da un video, mostra tutta una gara di ciclismo allo stadio di Wimbledon tra 65 donne nude, dove arrivò tra l'altro questo singolo, questo disco, all'undicesimo posto delle classifiche inglesi. Il 28 ottobre del 1978 le regine cominciarono, i Queen, il Jazz Tour, durante il quale presentarono le canzoni del loro ultimo lavoro. E qui mi finisco, no, i minuti a disposizione, perché cari amici sono davvero terminati quei 12 e anche più minuti che ho a disposizione. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e per avermi supportato, e vi aspetto sempre nel nostro blog, che è il www.saiuswebradio.net, con tutti gli altri appuntamenti, e vi do naturalmente ancora un ben ritrovati qui. Per chi è arrivato adesso e si è persa questa puntata, la potete riascoltare nella fascia oraria successiva qui su Saius Web Network, in www.saiuswebnetwork.net, o prossimo indirizzamento di sito, o in www, meglio ancora, appunto, saiuswebradio.net. Vi aspetto alla prossima puntata. Stay on time here on Saius Web Radio, and be happy, be safe, and don't let anybody put you and make you down as I am. I'm so sorry. Ciao cari amici, a tutti voi un buon proseguimento, delle buone vacanze e ferie per chi è in ferie, un buon proseguimento di lavoro per chi come me continua a lavorare, e mi raccomando, ascoltate Saius Web Network. Ciao! In sottofondo avete ascoltato i Jax 77 con Ready to Rock dall'album Ministry of Noise, un grande gruppo spagnolo che vi consiglio. Ciao!